Andiamo adesso a realizzare il dolce di quest'oggi, che è una fantastica crostata di crema alla marena. È una crostata chiusa con la crema pasticcera all'interno. La prima cosa da andare a fare è la pasta frolla, e la faremo con 500 g di farina, 150 g di zucchero, 5 uova, 200 g di burro, un paio di cucchiai di latte e un pizzichino di pan degli angeli. Versiamo la farina all'interno di una scodella. Andiamo a mettere lo zucchero. Ora aggiungiamo le uova, un intero e 4 tuorli. Aggiungiamo il burro, che deve essere a temperatura ambiente, fatto così a pezzettoni. Setacciamo dentro un pochino di pan degli angeli. Io lo faccio per rendere un pochino più morbida la pasta frolla, in modo che quando andiamo a tagliare la torta non si rompa. Nel mescolare prendiamo la farina e la portiamo al centro. Aggiungiamo anche il latte, sono giusto 2 cucchiai. Versiamo il tutto qui sul tagliere e lavoriamo la pasta frolla per pochi minuti, però il tempo di riuscire a ottenere una palla che sia compatta. Avendo il burro non va lavorata molto, perché altrimenti col calore delle mani andrebbe a diventare troppo morbida. Ecco il nostro panetto, non lo lavoriamo più, andiamo a formare una bella palla, la avvolgiamo nella carta trasparente, nella pellicola trasparente, e la mettiamo in frigo per almeno mezz'ora. Nel frattempo ci prepariamo la crema pasticcera. Andiamo a preparare ora una semplicissima crema pasticcera con 1 litro di latte, 200 g di zucchero, 5 tuorli d'uovo e 80 g di amido di mais. Versiamo lo zucchero, l'amido di mais e 5 tuorli d'uovo. Mescoliamo e poi poco alla volta aggiungiamo il latte. Se volete fare prima, io vi do un piccolo suggerimento: riscaldate il latte nel microonde per circa 1 minuto e mezzo, magari 1/2 litro alla volta, e unite pian pianino al resto degli ingredienti senza far formare dei grumi. Versiamo il latte poco alla volta e giriamo. Ho unito tutto il latte e adesso andiamo a cuocere la crema sul fuoco. E girate, girate, girate. In pochi minuti la nostra crema è già quasi pronta, perché abbiamo utilizzato il latte che era già abbastanza caldo, non caldissimo, ma già abbastanza caldo, ed abbiamo velocizzato l'operazione. Giriamo energicamente per non far formare dei grumi. Guarda com'è bella liscia, stupenda! La crema pasticcera è pronta, facciamola raffreddare nel frattempo che andiamo a preparare la crostata. Ho acceso il forno, che dovrò fare preriscaldare. Io uso il ventilato a circa 180 gradi e ora mi vado a preparare la crostata. Ho preso la pasta frolla dal frigo, mi aiuto per non farla attaccare alla base con dell'amido di mais.
dividiamo l'impasto in due parti e ci prendiamo quella maggiore, quella più grande. Adesso vi do un trucchetto per evitare che quando andate a togliere la crostata dal ruoto si possa rompere. Utilizziamo della carta da forno bagnata e strizzata. La facciamo ben aderire al nostro ruoto. Adesso con cura arrotoliamo la pasta frolla sul matterello. Qui ci vuole un po' di delicatezza, ma è molto semplice. Andiamo a riporre in questo modo nel ruoto. Alziamo un po' i bordi per non farla rompere. Tagliamo con un coltello la parte in eccesso. Poi i bordi li sistemeremo dopo. Se vi si rompe in qualche punto, la pasta frolla si unisce di nuovo perfettamente, basta premere un pochino. Ora prendiamo la nostra crema e la versiamo all'interno. Eccola qui, e a questo punto aggiungiamo le amarene. Uniamo anche un pochino di sugo, che è strepitoso, hanno un profumo queste amarene inebriante. E andiamo ora a lavorare la pasta frolla per la copertura. Stesso procedimento e copriamo la nostra crostata. Perfezioniamo un pochino i bordi, così verrà, oltre che buona, verrà anche bella. Beh, l'aspetto è fantastico, sarà sicuramente buonissima. Andiamola ad infornare. La nostra crostata è pronta, l'ho fatta anche un po' raffreddare, sto mettendo lo zucchero a velo, ha un profumo eccezionale, andiamo ad aprire e vedere com'è. Eccezionale davvero, guardate che buona, una grossissima crostata di crema e amarena. Crostata di crema e amarene. Per realizzare la pasta frolla abbiamo bisogno di 500 g di farina, 150 g di zucchero, 5 uova, un intero e 4 tuorli, 200 g di burro, 2 cucchiai di latte e un pizzico di pan degli angeli. Per la crema pasticcera ci serviranno 1 litro di latte, 80 g di amido di mais, 5 tuorli d'uovo e 200 g di zucchero. Ci serviranno poi 100 g di amarene.